Buongiorno a tutti amici, dopo un po' di giorni, nemmeno li sto contando più, perché devo dire che qui la vita si è fatta molto densa e fitta di impegni, per cui non è facile avere il tempo di fare dei video. Scherzando, ridendo, è proprio così. Però un attimo per raccontarvi un po' come mi stanno andando le cose, me lo volevo prendere. Allora, prima notizia che non è una notizia, è una sensazione mia. Quello strano senso di riadattamento, di estraneità che ho avuto un po' all'inizio tornando qui, ve l'avevo detto in qualche modo, credo sia passato un po' perché si è normalizzata la situazione di Natalie di andare a scuola, è diventata una nuova normalità. Anche la mia situazione lavorativa, devo dire la stessa cosa, perché non era quello che mi ero aspettata, nel senso che, come sapete, sto avendo a che fare con una scomparsa vera e propria di persona, cioè l'ingegnere informatico che mi stava costruendo il sito, che ormai eravamo a tre quarti, è realmente scomparso. Sto pensando di andare a fare, quando avrò il tempo, una gita a Morro Cable, perché abita là, a vedere se boh, qualcuno ne ha traccia, perché, come ho detto già una volta, potrei anche fare un appello pubblico, però va bene. Sto ancora a livello che voglio rispettare la privacy, perché veramente magari ci ho avuto un incidente, qualcosa di veramente grave, per cui è sparito da un mese. Ovviamente lo dico solo per il beneficio di inventario, perché è ovvio che oggigiorno praticamente persino non so in che stato puoi mandare un messaggio per dire: guarda, c'ho un problema. Non è quello il caso, insomma. Infatti veramente mi spiego anche, mi chiedo anche come sia possibile, insomma, a più di 50 anni, con una professione seria alle spalle, prende così per il culo qualcuno per un mese e mezzo, due tipo, e poi sparire. Cioè, è ovvio che talmente non ha senso che o è un comportamento insensato totale, e i comportamenti insensati totali ce l'hanno i malati psichiatrici, oppure è ovvio che dietro, come si fa a non pensare che ci sia qualcosa? Come si fa a non pensare che sto bel negozio, con l'idea che mi sono fatta venire in mente io, avendo tutto in mano, te lo stai cercando di aprire tu da solo, caro? Vabbè, questo è un rischio che ho corso, ma non pensavo veramente di stare correndo. Non mi investite, grazie, ok. Però, visto che chi mi conosce un pochino sa che tanti difetti sì, ma se c'è un pregio è che proprio non mi arrendo e non mi do per vinta veramente fino a quando l'ultima cellula del mio corpo funziona. Eh sì, riprendo il discorso da dove ho visto che l'avevo lasciato, pur essendo cambiato, come avete visto, scenario, abbigliamento, eccetera. Sì, è in un altro momento. Dicevo che sono una che non si abbatte e non si arrende mai, e questo è vero, e tra l'altro appunto di questo fa parte questa nostra famosa vita in questo momento di mobilitazione quotidiana, che come potete vedere non sono ancora all'Eco, ma ci sto per tornare. Sono in questa sperduta fermata dell'autobus aspettandolo, e forse anche se ho la faccia da rimbambita appena sveglia, è l'unico momento in cui ho un minimo di tempo continuo per continuare a parlare, per l'appunto. Quindi dicevo, anche se la situazione lavorativa dal punto di vista del negozio online è momentaneamente bloccata, sto cercando veramente di capire come muovermi, sto cercando di capire come muovermi con calma, perché nel frattempo uno non può stare fermo. Quindi nel frattempo sto lavorando, non dico nomi, privacy, eccetera, però in un hotel. E come avevo accennato in un altro video, ho scoperto un altro lato del lavoro su quest'isola, nel senso che, come sapete, per tanti mesi, vari mesi, ma tanti, però insomma mesi passati alla vela, avevo conosciuto un aspetto del lavorare nell'osteria sull'isola, posso ora dire, confusionario e di sfruttamento, perché parliamo di 5 euro l'ora veramente per farsi comunque un cuore così. E contratti ridicoli per cui fai 9 ore al giorno e ne hai segnate 4, e so che, pur non essendo tutti così, molti bar e ristoranti purtroppo procedono in questa maniera. Che succede? Sbarcando invece nel mondo degli hotel, la cosa cambia totalmente. Allora, a parte che cambia il tipo di lavoro, per cui c'è una calma, un'organizzazione, che uno esce che non è stanco come dopo aver lavorato veramente alla vela, che è una pura follia, sei stanco fisicamente e soprattutto te dovresti fare un'ora, non lo so se di psicoterapia, se la pensi così, di yoga e meditazione se invece sei più zen, ma di qualcosa per purificarti, toglierti tutto quello stress allucinante che c'è in quel posto, sia per il luogo di lavoro in sé, sia per il tipo di clientela, sinceramente. In hotel niente, cambia proprio la vita, il lavoro che
calmissimo, gente che appunto non è gente che vedi in giro per Corraleco, molestatori vari e per di giorno, ma sono veramente i turisti che stanno in pace col sorriso da un'oretta all'altro tutta la settimana e tu a che fare con questa gente. E poi, più importante forse ancora, il contratto, che è sempre, perché non credo che ci siano hotel che si possano permettere di non fare così, perché si parla di altri tipi di strutture, e quindi ovviamente vieni assunto con un contratto totalmente regolare, le ore segnate sono quelle che fai, c'hai il seguro social, c'hai tutto quello che ci devi avere lavorando qua. E questo ovviamente, pur avendo i miei progetti online che voglio capire un po' come portarli avanti, nel frattempo ovviamente è stato comunque un salto di qualità pazzesco rispetto ai mesi trascorsi a lavorare alla vela, sì, come faccio a non ammetterlo. Ovviamente questo ritmo fa anche sì che in questo momento la mia vita, e quindi di conseguenza l'aspetto visibile di essa, cioè i video, non sono attualmente quelli tutta spiaggia, tutta vita, musica, balletti, eccetera, perché quando uno lavora 8 ore al giorno in un luogo e poi c'è anche un su e giù di pendolarismo per portare e riprendere a scuola una figlia, ovviamente questo è più complicato. Ma voglio dire pure una cosa, che anzi alla fine c'entra col discorso, perché molte persone, a volte quelle un po' amareggiate, dicono: ah, ma che vivere a Forteventura, se devi fare una normalissima vita di lavoratore, che mentre gli altri stanno al sole tu in realtà figli, compiti, spesa, lavoro, allora non cambia niente, è come vivere. Posso essere testimone vivente del fatto che secondo me non è così, perché io in questo momento sto facendo una vita che pure più bella stressante di quella di Roma a livello pratico, perché a Roma mi ero trovata in una situazione in cui la scuola ce l'avevo proprio davanti casa. Quindi vabbè, lavorare, stavo lavorando online, quindi pure su quello comodità totale, però io continuo a dire che invece pure in questa situazione, allora, prendere l'autobus qua chiamato Guagua per andare e tornare da una località all'altra è comunque un'esperienza, per quello che mi riguarda, bella. La visione di paesaggi immersi nella natura, particolari, così diversi dal traffico, i palazzi, eccetera, eccetera, già bellissimo. In più, piccoli momenti che al di là degli impegni ci si ritagliano quotidianamente. Vi faccio un esempio piccolo piccolo in due immagini. Anche portare Juanino a fare una passeggiata, come potete immaginare e vedere, è tutta un'altra cosa qua. Oggi proprio veramente è uno specchio l'acqua e il cielo azzurrissimo, non c'è una nuvola, niente. Io riprendo a lavorare alle 7, mi sa che un po' di spiaggia ci vuole. E dopo questi bei momenti, i su e giù. Guardate che cielo, tra l'altro. Comunque l'Interland della Oliva e soprattutto Viglia Verde per me sono veramente dei posti deliziosi, però è ancora più difficile che a Corraleco trovarci una casa, perché come vedete qua c'è quasi tutta gente che o ha ville, villette, piccole, addirittura fattorie, alcune si potrebbero definire, e non sono propriamente gli appartamentini in affitto, naturalmente, penso che sono luoghi dove i proprietari vivono. Beh, rispetto alla media dell'isola c'è pure un po' di verde da queste parti. Questa casa, per esempio, Natalia la adora, c'ha pure tutti i gnomi dal giardino, è veramente deliziosa. Questa è la parte della, non so perché, famosa Cueva dell'Iano. Tra poco arriveremo in una località che qua viene chiamata da tutti Tamaragua, della quale, rispetto alla quale ieri il mio amico Davide, che tra l'altro ha un canale YouTube, fatelo crescere, il canale si chiama Dax Dab e fa video spesso piccoli ma troppo carini da Forteventura anche lui, mi raccontava una curiosità troppo divertente, perché è un nome pure caratteristico alla fine, Tamaragua, non male come suona. E invece però la cosa che fa un po' ridere è che se tu vedi la scritta che dà il titolo alla località, come c'è la grande scritta Corraleco a Corraleco o Puerto del Rosario a Puerto del Rosario, beh, in quella che tutti chiamano Tamaragua in realtà la scritta è la Capellania, no? Allora
chiedi, 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 alla fine Davide pare sia riuscito ad avere risposta da una persona che ne sa. E praticamente la cosa è veramente buffa, perché la capellania, che è un nome che non usa quasi nessuno, è molto più caratteristico da Maragua, se dici da Maragua sanno tutti cosa intendi, in realtà non era appunto il nome originario della località, anzi, praticamente da Maragua è rimasto come nome della cittadina, ma era nient'altro che il nome della ditta costruttrice della maggior parte degli edifici appunto della capellania. Per cui, siccome per anni c'era questa grande scritta che troneggiava al centro della località Tamaragua, come se uno avesse scritto, visto scritto, che ne so, Giovannini immobiliare per 20 anni là, e alla fine quel posto si è chiamato Giovannini. Ecco, Tamaragua era la ditta che faceva le costruzioni alla capellania, ma per talmente tanto tempo il cartello più gigante di tutti là era quello con la scritta Tamaragua, che ormai quel posto, più o meno per tutti, si chiama Tamaragua. Eccoci qua, ci stiamo avvicinando appunto al luogo. Questa qua, signori e signori, è la capellania, detta appunto Tamaragua. Vedete, Tamaragua è fatta tutta così, con questi blocchetti di pietra che contraddistinguono le casette. Veramente inconfondibile. C'è tutte casettine così. Eccole qua, tutti i tipici blocchetti di pietra. E comunque nella sua estrema semplicità a me Tamaragua piace molto. È veramente un'oasi abitativa di pace. Ah. 5 minuti da Corralepo, forse in macchina pure meno, e veramente però c'è tutto, c'è l'ipertino, la fermata dell'autobus, pizzeria, bar, volendo per vivere, secondo me, fantastica. Siamo arrivati a Corralepo, come potete notare, una piccola vista veloce su Avenida Juan Carlo. Eh sì. Adesso si scende, eh? Una piccola vuelta su questa strada non propriamente turistica di Corralepo, però in realtà piena di negozi dove vanno tutti, c'è la fermata, ci sono un sacco di scuole, c'è la storica Despar. Si sbarcati a Corralepo, riprendono gli impegni della mattinata, quindi un saluto a tutti e buona giornata. Sono tornata in realtà anche oggi per la mia passeggiatina quotidiana qua, e guardate che colori diversi rispetto alle inquadrature che vi avevo messo all'inizio del video dell'altro giorno. Io lo trovo veramente affascinante. Sembra un po' come Cézanne, che dipinse la stessa montagna tantissime volte, ma c'era sempre qualcosa di diverso. Beh, per me è uguale questo paesaggio, lo posso vedere pure tutti i giorni, ma tra luci, atmosfere, movimento umano che c'è intorno, mi sembra sempre diverso e affascinante. Ciao a tutti! Che incanto! Hola! Buen día!